Conte riunisce la cabina di regia per la fase 2, governatori in ordine sparso, Tarchi chiede riaperture immediate, chi vuole prudenza. Di Maio, la salute è la priorità, PD no, fughe in avanti, Salvini riaprire i cantieri, Forza Italia chiarezza per il futuro. Arcuri, senza sicurezza la ripresa sarà breve, i dati di oggi calano ricoveri e decessi, ma il numero delle vittime è ancora alto. Gli esperti, inevitabili nuovi focolai, attenzione ai contagi domestici, il TG1 torna a Codogno, nel cuore della prima zona rossa. Musica e palloncino al funerale in Campania, in 200 per l'ultimo saluto al sindaco di Saviano, morto per il virus, aperta un'inchiesta. L'allarme dell'OMS per l'Africa, cresce il numero dei positivi, se non viene fermata subito l'epidemia potrebbe trasformarsi in un'ecatombe. Persa un'azienda agricola su 4, denuncia Coldiretti, in Basilicata a rischio la produzione d'eccellenza delle fragole del Metapontino, mentre sugli scaffali dei supermercati esaurito il lievito per fare in casa pane, pizza e dolci. Buonasera, buonasera a tutti voi dalla TG1, cabina di regia tra il Premier Conte, i ministri e i rappresentanti di regioni e comuni per fare il punto sulle misure anticontagio in vista della fase 2.